Aspetta, aspetta. Quando ci troviamo in una sala d'attesa perché il treno è in ritardo, cerchiamo di inventarci di tutto per ammazzare il tempo, dei divertimenti più casuali, o leggiamo un libro, o giochiamo col telefonino, o indossiamo le cuffie. E poi immagina quando invece è in ritardo un aereo, addirittura apriamo questi trolley che sono piccoli perché dobbiamo stare attenti, poi li apriamo e esplodono con dentro tutte le soluzioni possibili per trascorrere quel tempo che manca. Sono tutti in attesa, attesa, attesa. Ma il problema è che molti fanno così anche nella vita, nel lavoro, nelle proprie attività. Se chiedi a qualcuno, hai iniziato il tuo progetto, hai inviato la tua richiesta, hai cambiato il piano tariffario, insomma, la cavolata più stupida che ci possa essere. La risposta molte volte è questa: sto aspettando il mio amico, sto aspettando che arrivi questo, sto aspettando che cambino la legge, sto aspettando che si muova qualcosa. Qualcosa. E aspettiamo, siamo sempre in attesa, aspettiamo gli altri, che gli altri devono sempre fare qualcosa. La vita non è una sala d'attesa in cui ammazzare il tempo, trovare il divertimento per aspettare che arrivi il treno. Serve piuttosto disciplina, dobbiamo muoverci noi, dobbiamo agire noi in prima persona. La motivazione, che tanto se ne parla, ok, la motivazione serve, può servirti all'inizio, ma poi devi continuare tu, devi cercare di disciplinarti in quello che fai. Se siamo stati abituati da piccoli, ci viene più facile, ma questo non è escluso perché anche da grandi possiamo imparare ad essere più disciplinati, più organizzati, organizzare il nostro tempo, gestire meglio le nostre attività, riuscire a scrivere degli obiettivi che ci danno la possibilità di ottenere dei risultati, capire quali sono quelli più vicini a noi. È inutile aspettare, invece di rimanere in attesa di quello che devono fare gli altri. Chiediamoci piuttosto noi cosa possiamo fare, come dobbiamo muoverci, come possiamo agire affinché si possa creare l'opportunità che stiamo cercando. Aspetta, aspetta. Sì, ma il binario, non ho capito. Binario?